Settembre credo 2023, sono a oramai 5-6 km dal confine tra il Montenegro e la Bosnia, direzione Sarajevo. Sono a 95 km da Sarajevo, credo che domani sarò lì nella città. Il viaggio prosegue, oggi stiamo costeggiando qua una zona del Montenegro ai confini con la Bosnia, dicevo, un posto fantastico chiamato Diva Canyon, bellissimo, vedrete dalle immagini qualcosa di eccezionale. Bene, vi lascio e a più tardi ragazzi. Manca poco, là c'è la frontiera con la Bosnia Erzegovina. Adesso il caffettino. Stiamo entrando in Bosnia, eccolo qua. Voilà, italiani! Italiani! Certo! Arrivederci! Ciao! Allora, siamo entrati in Bosnia, dicevamo, direzione Sarajevo, strade di un macello qua, tutte buche, siamo nel nulla più totale. Andiamo avanti, proseguiamo, vediamo, mancano 91 km a Sarajevo e si va, consapevoli che abbiamo lasciato uno stato spettacolare nel Montenegro. Vedremo se la Bosnia sarà altrettanto bella. Ah, 30 km da Sarajevo, è stata durissima, veramente dura. Al galoppo per l'ennesimo giorno, buongiorno. 30 km Sarajevo. È salita la nebbia, freddo criminale a Sarajevo. 7 settembre 2023. Freddo, freddo. Tanto freddo. Incredibile. Allora, ragazzi, non
non so se si vedono tutti quei fori sui muri, quelle sono le mitragliate che qui 30 anni fa purtroppo si sparava. Ahimè. Piana? Eh sì, piana un po', però fondamentalmente se no, è discesa piana. Se è discesa piana, che scorriamo bene, che gliela famo a falli, gli diamo un'altra bella... E salita? Un'altra bel, un bello sprint qua. E salita è 4-5 km. Ah, boh. Se tutto va bene con quei sentieri, che non c'è qualche... Che la strada è buona... Cioè, se vuoi che il viaggio è... un centinaio gliela famo a farli anche oggi. E 30 ne hanno fatti. Che ne famo altri 70. Eccomi qua. Dopo circa 3 giorni stiamo per lasciare la Bosnia-Erzegovina. Questo paese, circa 32 anni fa, veniva tremendamente ferito da un conflitto interno e che ha visto l'Europa starsene alla finestra nella maniera più vergognosa e cinica. Chiaramente questa è una mia impressione, ma questo è un altro discorso. In questo momento la splendida cornice verdeggiante che sta ai lati della strada presenta una visione serena di questo ambiente, decisamente sorprendente. Dopo Sarajevo, città veramente unica nel suo genere, siamo ripartiti verso Zenica, ex grande città industriale. Tutto ciò ci ricorda di quanto in questa terra aleggi qualcosa di misterioso. I nostri sguardi però spesso incrociano con frequenza le bianche e dritte stele di cimiteri e moschee. In questi intensi giorni abbiamo avuto solo un piccolo assaggio di questo paese, da Sarajevo a Zenica, appunto, a Banja Luka. È una zona montana, hanno destato in noi un forte interesse, racchiuso in forti emozioni. Diciamo quindi che la Bosnia è soprattutto bella da vedere e l'ospitalità della gente è stata di sopra di ogni aspettativa. Ma la mia impressione finale è che qui la religione purtroppo la faccia da padrone. Non è stato il fracasso dei cannoni a uccidere la Jugoslavia o la ex Jugoslavia. È stato il silenzio sul linguaggio della violenza prima che sulla violenza stessa. Il silenzio sulle teorie razziste prima che sulle pulizie etniche, il silenzio sulla violazione dei diritti umani prima che sui massacri. Spingo. Spingo ragazzi, spingo. Salì.
salite e bisogna spingere, non si va, solo spingere. Ah, va bene, piano piano. Andiamo.